La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me? No, non ha detto niente. Che cosa può avere? Amore, sono la mamma. Ho sonno. Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy. È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate. E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita? Oh, è una questione di minuti. Di minuti? Ma allora i parenti non possono proprio neanche così predisporre... Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione. C'è bisogno di me? Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. Mm. C'è una dispensa qui? Sì. Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo. In cantina ho visto una tanica di cherosene. Vado in cerca della tela. E io delle bottiglie. Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore. Controllerò. Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra, mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion. Ma dovremo tenere aperta una porta. Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì. Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore. Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion. Io sono convinto, non c'è altra via. E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci. Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione. Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo. Non funziona proprio il telefono. No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea. Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero. Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì. Certo. Tom. Sei sicuro che facciamo la cosa giusta? Vuoi dire uscendo di qui? Sì. Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso. Non ce la faremo. Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba. Ma perché devi andarci proprio tu? Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben. Ma qui siamo al sicuro. Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più. Sì, lo so, ma è troppo rischioso. Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta. Non voglio separarmi da te, ecco tutto. Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy. Sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego. Sii buona.